Il Museo d'Arte Sacra di Camaiore è uno dei fiori all'occhiello della cultura versiliese, tanto da essere considerato uno dei più importanti della diocesi lucchese per valore e quantità di opere d'arte, insieme a innumerevoli oggetti sacri come arredi, paramenti e reliquie. Il museo ha sede nel cuore di Camaiore, in piazza Diaz, in uno storico palazzo davanti alle poste, ed è grazie alla preziosa opera di collaborazione e volontariato tra comune, diocesi, parrocchia e numerosi cittadini se il Museo d'Arte Sacra ha raggiunto un'importanza notevole sia in qualità che in quantità della raccolta, tanto più grande perché storica testimonianza della viva esperienza religiosa che a Camaiore e nel suo territorio è radicata nei conventi, nelle chiese e nella pratica quotidiana della gente più umile. Il Museo d'Arte Sacra di Camaiore è il tema che verrà affrontato mercoledì sera dalla nostra emittente nella trasmissione Effetto Versilia, in onda alle 20.45 sul canale 10. Allora, il Museo d'Arte Sacra di Camaiore nasce dopo il furto dell'Arazzo nel 13 dicembre 1932, fu rubato, e da lì poi, una volta ritrovato, fu istituito il Museo d'Arte Sacra, dove tutte le opere di un certo valore del comprensorio di Camaiore cominciarono a essere raccolte qua dentro. Inizialmente erano tutte opere della chiesa collegiata, poi piano piano si sono ingrandite alle altre chiese, tant'è che qui ora quello che vedete qua dentro sono tutte opere delle chiese del comprensorio del comune di Camaiore. Dunque vi consigliamo di visitare il Museo d'Arte Sacra di Camaiore, uno dei musei più affascinanti della nostra Versilia.